Benvenuti a Casa Rusticella. Io sono Stefania Peduzzi, titolare di Rusticella d'Abruzzo, e oggi vi accolgo nella nostra cucina per presentarvi alcune ricette della tradizione italiana. Iniziamo con la prima ricetta, che è quella che accompagna la tradizione mediterranea, ovvero un condimento a base di pomodoro, olio extravergine d'oliva ed aglio. Per finire questo piatto aggiungiamo delle foglie e del profumo di basilico. Gli ingredienti per realizzare questa ricetta sono: per la pasta abbiamo scelto un uovo formato, sono maniconi rigati, delle mezze maniche leggermente più grandi, dell'olio extravergine d'oliva monocultivar in tosso, dell'aglio di Sulmona rosso e dei pomodorini ciliegino o pachino. Per condire il tutto, del formaggio caciocavallo o a piacimento del pecorino, infine delle foglie di basilico. Iniziamo la nostra ricetta. Portiamo a bollore dell'acqua, aggiungiamo del sale per portare velocemente ad ebollizione l'acqua. Per quantità di sale prevediamo la quantità di un mezzo pugno di sale. Aggiungiamo dell'olio quasi a coprire il fondo della padella. Prendiamo l'aglio e prendiamo i nostri pomodorini, che andremo a tagliare in piccoli pezzi. Allora, l'aglio, come vedete, inizia a sfrigolare nell'olio. Prendiamo i nostri pomodorini e li mettiamo. Lo lasciamo evaporare a fuoco moderato, aggiungendo del sale. Anche grosso, lo preferisco al sale fino per la cucina. Nel frattempo possiamo portare a ebollizione la nostra acqua, aprire la nostra pasta e versarle nella quantità desiderata. Io per questo piatto utilizzerò sui 200 g di pasta. Sulla confezione della nostra pasta vedete i minuti necessari per la cottura di questo formato, 13-15 minuti. Abbiamo tagliato il nostro formaggio in questo simpaticissimo spicchio. Controlliamo la cottura della pasta. La nostra pasta a questo punto è giunta a cottura, la scoliamo, lasciando volutamente dell'acqua di cottura senza scolarla definitivamente. Lasciamo insaporire a fuoco allegro la pasta. A questo punto amalgamiamo il caciocavallo grattugiato. Come avevo detto prima, possiamo usare anche del pecorino, ancora più della tradizione abruzzese. Lasciamo ulteriormente insaporire. Adesso impiattiamo. Il nostro piatto è pronto per essere assaggiato.